Ragazze, benvenute di nuovo su Mondo Cosmetic. Allora, partiamo subito con un'altra recensione. Voglio fare dei video non troppo lunghi in modo da non annoiarvi. Allora, oggi parliamo dell'ombretto in crema. Ombretto, iniziamo benissimo. Del blush in crema della Wycon. Allora, vi parlo nello specifico del soft blush, che in realtà è una mousse. Appunto della Kiko lanciata sul mercato un po' di tempo fa e che io ho comprato e ho testato benissimo perché i prodotti della Wycon, a parte che mi piacciono quasi tutti e comunque trovo un brand affidabile. Allora vi spiego un attimino in cosa consiste il blush e poi vi dico io cosa ne penso. Allora, questo qua che ho io è il Soft Blush numero 2. E si tratta di una mousse, appunto un blush in mousse a lunga tenuta, infatti loro dicono essere waterproof, quindi in realtà lo mettete, si fissa e dura lì tutto il giorno. Esiste in 6 colorazioni, io appunto ho la numero 2 che è quella lì un pochino più neutra, perché io non amo particolarmente i blush molto molto colorati, molto accesi, perché diciamo ne ho qualcuno, però tendenzialmente cerco di prendere sempre quelli abbastanza naturali, perché per tutti i giorni io faccio sempre un trucco abbastanza soft, molto delicato, sui toni magari o del rosa delicato oppure sul tono del tipo dei marroncini, per cui insomma vado sempre su questo tipo di tonalità, però ci sono delle tonalità, guardo qui sempre per la questione appunti, la tonalità da rosa, quella un po' più accesa, tipo io dico fucsia anche se in realtà non è un fucsia, ai colori un pochino più scuri, un po' più che ricordano i colori della terra. Allora, cosa ne penso? Prima di tutto mi piace moltissimo. Allora, adesso che io ho, diciamo, le unghie abbastanza lunghe, ho fatica a prelevarlo con il polpastrello, ma questo è un po' quello che accade con tutti i prodotti, diciamo, nelle giarrettine, che sia un blush, che sia un ombretto, ho sempre fatica a prenderlo con il polpastrello, sempre in virtù del fatto che ho le unghie abbastanza lunghe. Per cui, quando sono ombretti, risolvo facilmente insomma, con il pennellino. Quando sono dei blush, invece, due sono le cose: o cerco, lo so che non si dovrebbe fare, ma purtroppo capita. Quindi o lo prelevo leggermente, poco poco, vedete quanto, proprio veramente pochissimo, con la punta diciamo, dell'unghia, e poi lo metto sul polpastrello e poi lo tampono sullo zigomo. Diversamente, lo posso fare anche con il pennello per il blush, diciamo che si preleva bene, ma non mi piace tantissimo prelevarlo con il pennello perché tende a rimanere aggrappato, siccome è una consistenza. Ora ve la faccio vedere per farvi capire un pochino di cosa stiamo parlando. È una consistenza che si sfuma bene, però è abbastanza, proprio in virtù del fatto che comunque è mousse, è una texture abbastanza difficile, insomma, da prelevare con il pennello, perché tende a rimanere sulle setole, per cui quando lo andate ad applicare poi sullo zigomo si fa quella macchiettina, insomma, di colore che poi, vabbè, però si sfuma facilmente. E questo è il bello di questo blush, il fatto che si sfumi veramente bene. Allora, io adesso ce l'ho solo sullo zigomo destro per farvi vedere un pochino. Questo è applicato però con una spugnetta e lattice. Come vedete rimane tanto prodotto, però io quando lo devo applicare faccio così, vi faccio vedere io come lo utilizzo. Questo è un po'. È uno dei metodi che preferisco quando devo applicare i blush in crema o i mousse. Quindi praticamente io metto all'interno, poi lo tolgo l'eccesso qui sul lato della giarrettina, quindi prelevo e poi tolgo l'eccesso e poi vado ad applicare sullo zigomo. E questo mi permette non solo di mettere il colore lì dove voglio, ma anche di sfumarlo bene, quasi come se fosse appunto un fondotinta, perché la spugnetta appunto serve proprio ad applicare e sfumare bene il prodotto, e devo dire che mi trovo molto meglio rispetto diciamo, al pennello o anche rispetto alle dita, perché in realtà io non amo tantissimo utilizzare le dita per sfumare, se non appunto degli ombretti che magari sono più facili, quindi magari non voglio utilizzare i pennelli e quindi subito faccio. Uguale potrebbe essere con i fard, ma in realtà io preferisco sempre o pennello o spugnetta, in questo caso la spugnetta. Infatti vedete che è un po' zozzettina perché a parte l'ho usata poco fa, ma poi insomma, la devo comunque lavare. Allora, quello che mi piace è che appunto vedete, qui si nota, qui non c'è,
Qui io l'ho messo e appunto io non faccio altro che sorridere come si fanno con i blush e fare così e poi portarlo lì. Io adesso non ho specchio, non so quello che sto combinando, quindi perdonate se sto facendo dei pasticci, però insomma questo è il movimento che io faccio e poi lo vado a tirare insomma dove desidero. È un ombre, un fard che devo dire la verità, un blush che mi piace tantissimo. Uno per la colorazione perché appunto come dicevo prima ha questo tono abbastanza naturale che a me piace tantissimo e poi perché è effettivamente molto facile da sfumare, molto facile da applicare e rimane lì tutto il giorno. Allora io quando utilizzo io, diciamo, i fard in polvere mi trovo bene, mi piacciono tanto, infatti farò una recensione anche sempre di un altro fard, sempre della Wycon in polvere che mi piace tanto. E, devo dire mi trovo bene, però quando voglio essere sicura, vi dico proprio la verità, di avere il blush tutto il giorno e che non mi crei problemi, che quindi non va a togliersi o comunque a sparire un pochino durante il corso della giornata, io vado sempre su questo tipo di, su questo qua proprio in particolare, perché mi dura veramente tutto il giorno. E io sono una che spesso durante la giornata si mette le mani in faccia, si tocca, quindi insomma veramente secondo me è un buon prodotto. Il prezzo mi sembra che sia intorno agli 8 euro, per cui insomma è anche abbastanza 8 euro, 8,90 euro, sì, 8 euro più o meno. Ed è un prezzo secondo me molto buono perché all'interno ci sono, mi sembra 12. Lo sai, vedete che non lo so adesso qui. Vediamo se lo porta dove ho preso, non c'è, vabbè, non lo so. Comunque insomma c'è abbastanza prodotto e dura 12 mesi, insomma dall'apertura. Io ce l'ho da un pochino e vi devo dire non si è seccato, non ha cambiato consistenza, insomma veramente veramente un ottimo prodotto. Devo dire che come sapete i prodotti di Wycon difficilmente mi deludono, sono sempre degli ottimi prodotti, io mi trovo veramente bene. Quindi se vi interessa questo tipo di prodotti non lo trovate ancora negli store, quindi magari fateci un pensierino. Niente, spero che questa recensione vi sia stata utile per qualsiasi richiesta o informazione anche sul prodotto, lasciatemi un commentino. E niente, vi aspetto al prossimo video. Un bacio, ciao ragazze!